l'arte dell'intaglio, come abbellire le nostre tavole con i centro tavola per un'occasione particolare con la verdura e volendo anche la frutta. Ma in questo caso Luca Borghini dell'Associazione Cuochi Aretini, nonché dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, ci presenta quest'arte che devo dire, guardate, questa è una zucca. Una zucca. Bellissima. Quindi praticamente l'arte dell'intaglio si fa con le verdure e volendo la frutta di stagione, no? Sì, spazia un po' da tutte le parti, si spazia dalla zucca, quando è il periodo dei cocomeri lavoriamo i cocomeri, lo lavoriamo nel burro. Ma qui abbiamo, anche questa è fatta con il burro, poi il rosso l'hai fatto con? Con Archimedes, prodotti naturali, perché si va comunque a lavorare con il prodotto naturale, è importante. Allora tu nasci cuoco, no? Sì, giustamente. Nasco cuoco, però spazio un po' da tutte le parti, perché giustamente uno chef deve avere un pacchetto, un bagaglio dietro di... Anche perché se vuoi abbellire la presentazione per i buffet, per le cerimonie, eccetera, devi essere... Allora, armatevi di pazienza. Ecco, questo è importante, molta pazienza. Io non ce l'ho, quindi l'arte dell'intaglio non fa il caso mio, ma ci provo. Vai. In poche parole, noi abbiamo sbucciato già, facciamo l'intaglio thailandese. Cosa consiste nell'intaglio thailandese? Ma perché esistono varie... Sì, varie tecnologie di... Varie scuole, insomma. Varie scuole. Abbiamo l'intaglio italiano, che lavoriamo nella buccia della zucca. Noi facciamo l'intaglio thailandese, andiamo a sbucciare tutta la zucca. Praticamente la hai tolto il coperchio, coperchio, via, nella parte alta. E andiamo a lavorare, nella zucca. Che cosa fai? Io farò un tipo quasi questo. Uguale a quello, perché i tempi televisivi sono... No, sono corti. Vai, comincia. Noi in poche parole iniziamo a lavorare. Vai. Andiamo a fare il primo petalo. Io non ci provo con questo perché rischio di essere pericolosa. Andiamo a fare il primo petalo. Quindi spiega un po' come fai. Fallo piano, così se qualcuno da casa avesse una grande manualità lo capisce. In poche parole io vado a fare il primo cerchio, che è quello che si... Riparti parte da zero, può si parte, si parte da qua, no? Io vado a fare il cerchietto, vado a rifilare intorno e inizio col primo petalo. Sì. Va bene? Praticamente svuoti, tagli due volte e svuoti. Perfetto. Vai, poi, prova. Ecco. Fallo verso la telecamera. Sì, così, vai. Ecco, guarda. Vado a pulire qua. Ecco fatto. Guarda, così ne vado a creare un altro. Vai. Ecco qua. E vado subito a rifilare. Va bene? Sì. Vai. Tienila così. Sì, cosa? Sì, vai, io dopo ci lavoro, non ti preoccupare. Qui dobbiamo lavorare in tutti i modi per sì. far capire a casa. Ecco. Quindi il coltello, lo strumento è importante, vedete? Come si chiama sto coltellino? Questi sono coltelli da intaglio. Quindi quando si va anche nei negozi dei casalinghi ce l'hanno, sì. Quindi qui ci sono proprio degli strumenti adatti. Sì, questi sono coltelli apposta per l'intaglio. Devono essere queste misure, sono queste misure qua, perché devono essere corti, che si deve andare a lavorare bene. Non devono essere coltelli lunghi, perché dopo si lavora male. Allora, questa è la zucca, andiamo oltre. Ecco, ora vi faccio vedere. Zucchina. Carota. Prima la carota. Sì. Perché già, ma... guarda questo strumento. Prendi questo, guarda che ci lavori meglio con questa carota. Allora, carota, strumento. Carota, zucchina. Introduciamo qui. Sì, introduci. Guardate, ecco, vai a girare bene. È come a fare la punta a una matita. Sì, perfetto. Guardate, si fa di questo. Lungo, Sì, sì. Più lungo è meglio. È meglio, perché riesce a fare anche... Dimmi se quando devo smettere, perché... Ma qui direi che ci siamo? Così. Allora. Io intanto vado avanti qua con la zucca, così almeno... Guardate, Perfetto. Cioè, benissimo. Cosa ho fatto? Una rosa. Più la stringi, allora, più ti crea. Dopo dobbiamo andare a stringerla così. Ecco, benissimo. Così e poi la tiriamo. Ecco, perfetto, benissimo, così. La apri un po'. Così, va. Ecco, vedi? Ora. Più gli dai senso, di come fosse una rosa vera, no? E poi la lasci aprire e la vai a mettere nello specchio. Allora, se io avessi... Allora, unitevi, uno specchio. Volendo un bello specchio, sì. Ci adagiate questi fiori. Perfetto, fatti con una carota. Con una carota. E in pratica riuscite anche ad abbellire la vostra tavola. Ecco, questo è importante, perché poi dopo possiamo andare a creare con questo attrezzino qua anche un bouquet da mettere come centro tavola. Va bene? Se ci riesco io. Allo strumento, come si chiama questo strumento? Questo è per fare le rose, si chiama strumentino da rosa. Oh, guardate, se uno volesse fare un buffet per un compleanno, con le carote, costo minimo e va
Allora, sì. Zucchina. Zucchina, ecco, ora ti faccio vedere la zucchina, come potete. Lui continua, allora, io continuo, faccio due. Allora, la zucchina. Qui sarà più difficile. Guarda, scusa, la zucchina, prendi un pezzo così, ti do un coltello. Tieni, così lo fai anche te. Sì. Va bene? Si va a tagliare così. Il coltello si tiene, la zucchina si tiene così. Il coltello lo teniamo qui in questa maniera qua. Va bene? Nella puntina. Nella puntina. Poi andiamo a fare, guarda, questo. 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 Facciamo così. Iniziamo a creare il petalo. Dopodiché andiamo a rifilare intorno. Piano ma piano. Ma non è possibile. Vedi già come che cosa ho creato? No, cioè, te l'hai creato. Io qui ancora c'ho la zucchina. Poi andiamo a creare questo. Così, devo andare giù così. Sì, incidi poco però. Ma è molto leggero, bisogna andare nell'intaglio. Se hai trovato. Questo creiamo. Quanti anni è che ci studi? Ma diciamo che sono 10 anni che studio l'intaglio. E allora c'è. E ancora siamo. Io ancora sono la fase del carciofo. Però ecco, questo è quello che viene fuori. Allora, non ho capito, ora faccio questo e poi che devo fare? Ecco, ora andiamo, questo lo andiamo a mettere qua. Guarda. Cioè, guardate che mi copre, queste sono opere d'arte sono. Allora, guarda, Susanna, te hai già fatto il petalo, leggermente, vedi, vai a sbucciare qua. Sì. Vedi, così. Ecco, vedi? Ecco, vai. Ora vai a rifare lo stesso, stesso effetto, lo vai a fare qua, vedi? Pronti? Senti, ecco, ho capito che mi devi dare lezioni private. Sì. Accelerate. E si va a creare un altro fiore. No. Vedi? Che bello. È bellissima questa cosa. Io sapevo che eri bravo perché ti ho visto, hai fatto sempre delle sculture. Ecco, ora, se vuoi vedere un fiore ancora più bello fatto con la zucchina, mi rimetto. Cioè, vuoi fare un fiore veloce che non hai i tempi? No, fallo te, i tempi. Perché visto, delle volte ci si ferma, il cliente si ferma, vuole vedere mentre lavori. Ecco già questo. Vedi questo? Guardate poi questo. Cosa fai? Fai un piccolo. Ah, fai un assemblaggio di. Fai un piccolino di questo. No. E lo vai a mettere dentro. Guardate. Vedi? Cioè, questo sono. Se te hai dei tempi stretti che vuoi creare un bouquet molto velocemente, questo ti dà la possibilità di creare un bouquet molto velocemente. Ecco. Di creare. Vai, poi, fammi ecco, vedere qualche un altro molto carino, andiamo a lavorare, andiamo a sbucciare tutta la zucchina. La sbucci tutta e levi tutto il verde. Leviamo il verde, ma anche se rimane un po' di verde non è un problema, perché anzi diamo, gli dà colore, diamo un po' di colori. Che facciamo? Lavoriamo sempre, facciamo così. Ma praticamente la base è sempre quella, dobbiamo fare questo intaglio lì. Facciamo questo. Sì, ma che bello. Vai. Sì. Va bene? Sì. Andiamo a lavorare qui. Puliamo. Sì, ma qui veramente è da certosino la cosa, L'intaglio è da certosino perché devi, vedi, come. Vai, sistemali te, vedi? Guardate. Comunque, insomma, da quello che ho capito ci vogliono le verdure belle, dure, sì, consistenti, ecco. Perché se cioè, andiamo a lavorare nella zucchina, andiamo a lavorare nella carota, andiamo a lavorare nel sedano rapa, andiamo a lavorare nella rapa bianca. Sì, insomma, cioè, devono avere una consistenza abbastanza dura. Devono essere strutture dure. Se no, no, quella che mi piace di più è questa. Quello, devo dire, questa è più di tutti. Quello è bellissimo. Gli altri non potrei mai raggiungere. Quello allora, ti cava tante veloce. Cioè, allora, se vuoi fare una rosa veloce con quello lo fai. Senti, ma quella struttura di burro lì come l'hai fatta? Allora, questo qui in poche parole viene fatto, viene lavorato un burro, viene lavorato, prima va fatto sciogliere. Sciogliere anche a temperatura ambiente renderlo morbido, dai. Renderlo morbido. Sì. Dopodiché andiamo a unire l'Archimedes, lo andiamo a lavorare con le mani. Come l'Archimedes ha preso il colore rosato, dobbiamo rifare il pacchetto come fosse una struttura. Un panetto di burro. Un panetto di burro nuovo. Sì. Messo in frigorifero, fatto freddare bene per almeno un giorno intero. Sì. Che si ricompatta tutto per benino.
poi per chi ha le mani calde come me, deve tenere, quando va a lavorare il burro, va messo una ciotola di ghiaccio con l'acqua, messo le mani. Perché se no si squaglia troppo. Perfetto. Allora, tipo la cioccolata, dai, tipo quando la cioccolata. Si lavora con la cioccolata? Ecco, per la lavorazione del burro... È scaduto il tempo. Quindi... Tu continua. Allora, Luca Borghini dell'Associazione Cuochi Aretini, nonché dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, nasce come cuoco, ci ha fatto vedere l'arte dell'intaglio, però al ristorante Le Quattro Pietre... tu sei sempre sì. presente, quindi potremo degustare la tua cucina abbellita da queste opere d'arte. Perfetto. Va bene? Benissimo. Grazie Luca. Grazie a voi.